Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, l'aria fresca, stare a contatto con la natura e soprattutto combattere il caldo. Per questo questa zona viene scelta in questi giorni da tantissimi turisti. Noi in questo momento ci troviamo a pochi chilometri dall'eremo di Camaldoli. Rispetto al periodo direi che era un po' l'ideale, perché prendere l'autostrada era una cosa infattibile. In questi giorni di calura si sceglie le foreste casentinesi? Sì, siamo venuti a fare un giro con degli amici e ora prima tappa è una bella mangiata e poi andiamo a consumare e andiamo a camminare. Facciamo noi il sentiero natura, ma sono 2,5 chilometri, un paio d'ore con un po' di soste, giusto per stare un po' all'aria aperta, al fresco, in mezzo alla natura, che poi è un sentiero poco frequentato rispetto ad altri, quindi è molto meditativo, diciamo così anche. Insomma, una mini vacanza a chilometro zero. Esatto, chilometro zero, esattamente. Quanta differenza c'è dalla città a qua? 12 gradi, ma siamo venuti tutta la settimana qui, si sta proprio bene. Da dove arrivate? Genova. Sì, sì. Siete qua in vacanza? Sì, siamo arrivati domenica scorsa, ripartiamo lunedì. Voglio dire, d'estate è una boccata d'aria proprio, perché anche a Genova, che è una città di mare, però irrespirabile in questi giorni. Quindi veniamo qui, è vero, stiamo un po' in foresta, andiamo al fiume, senza neanche muoverci. Noi lo conosciamo bene, quindi è proprio bello.